quanta attività da effettuare a tutela degli equilibri di bilancio e per prevenire crisi finanziarie è l'asseverazione dei saldi, debiti e crediti reciproci tra ente locale e organismi partecipati. Attenzione a non confondere gli organismi partecipati con le società a partecipazione pubblica, in quanto il significato è più ampio. Nella definizione di organismi partecipati, oltre alle società, sono comprese le istituzioni, le aziende speciali e gli enti strumentali. Ma cos'è l'asseverazione? È una tecnica di revisione contabile proveniente dal settore privato, meglio conosciuta con il nome di circolarizzazione o conferma esterna. Per quanto riguarda gli enti locali, è un adempimento obbligatorio, disciplinato dal decreto legislativo 118-2011. Ai sensi dell'articolo 11,6 del decreto legislativo 118-2011, la relazione sul rendiconto della gestione illustra gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri organismi partecipati. Il risultato della verifica è contenuto in una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, e consiste nella produzione di un documento contabile a doppia firma, sottoscritto dall'organo di revisione dell'ente locale e dall'organo di revisione dell'organismo partecipato. La verifica deve aver riguardo ai crediti e debiti iscritti nello stato patrimoniale dell'organismo partecipato e la loro corrispondenza con i residui attivi e passivi dell'ente a fine esercizio. In altri termini, i residui attivi iscritti nel rendiconto dell'ente locale devono corrispondere con i debiti iscritti nel bilancio dell'organismo partecipato e i residui passivi iscritti nel rendiconto dell'ente locale devono corrispondere con i crediti iscritti nel bilancio dell'organismo partecipato. Non sono possibili differenze contabili. Le discordanze sono un segnale di criticità e devono essere ricercate e rimosse le cause. Sono ammesse delle discordanze di natura temporale, sempre da verificare, prodotte dalla diversa applicazione dei principi contabili. La competenza finanziaria potenziata per gli enti locali e la competenza economica per gli organismi partecipati. Ma perché l'adempimento di asseverazione crediti e debiti è di fondamentale importanza? Il mantenimento degli equilibri di bilancio è influenzato dalla esatta corrispondenza e certezza dei crediti e debiti tra ente locale e organismi partecipati, in ordine alla attendibilità di tutti i documenti contabili dell'ente locale. L'asseverazione è un adempimento preparatorio all'operazione di riaccertamento dei residui e alla redazione del bilancio consolidato, alla attendibilità del bilancio degli organismi partecipati, la salvaguardia degli equilibri di gruppo per tutti gli enti, anche per quelli non tenuti alla redazione del bilancio consolidato. Veridicità, trasparenza, verifica del buon andamento sulla esternalizzazione e gestione dei servizi pubblici, non solo sotto l'aspetto contabile, ma anche con riferimento alla qualità. Ma soprattutto, molto importante, è un utile strumento di lavoro a disposizione del responsabile del servizio finanziario per prevenire squilibri di bilancio, procedure di riequilibrio o dissesto. Uno strumento di lavoro più facile e più efficace rispetto a metodi di controllo basati su valori economici e patrimoniali dell'organismo partecipato, ad esempio l'analisi di bilancio. Ma per quale ragione è un importante strumento di lavoro? In caso di mancata conciliazione tra i debiti e i crediti dell'ente locale e l'organismo partecipato, con questa tecnica di revisione contabile, anche chi non possiede una specifica conoscenza della contabilità economica è in grado di individuare delle eventuali situazioni di crisi in ordine all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'organismo partecipato o dell'ente locale. Con un linguaggio meno tecnico,
Se tu, organismo partecipato o tu ente locale, siete in difficoltà nella redazione di un semplice elenco debiti e crediti, cosa significa? Ci sono problemi di funzionamento, ad esempio nella gestione dei contratti di servizio, nei rapporti finanziari, sulla corretta registrazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. Questo trova corrispondenza con l'articolo 147 quater del TUEL. L'ente locale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, deve definire un sistema di controlli sulle società non quotate partecipate, un sistema di controllo informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, verificare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società. Strumento di controllo importantissimo è il contratto di servizio, per misurare la qualità dei servizi e rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Fondamentale è l'attività di monitoraggio per adottare eventuali azioni correttive in caso di scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e soprattutto per evitare squilibri economici e finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente locale. L'obbligo di effettuare i controlli sulle società partecipate è stato introdotto in via graduale, prima negli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, successivamente per gli enti con popolazione superiore a 50.000 abitanti e a regime dal 2015 negli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. In realtà, tutti gli enti locali, indipendentemente dal numero di abitanti, hanno l'obbligo di effettuare i controlli sulle società partecipate. Ai sensi dell'articolo 147 quinquies, comma 3 del testo unico sugli enti locali, un riferimento normativo importantissimo e fondamentale, il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni. Pertanto, verifica degli equilibri di gruppo, il bilancio dell'ente locale e il bilancio degli organismi gestionali esterni. In caso di discordanze dei saldi debiti e crediti tra ente locale e organismi partecipati, l'ente deve assumere senza indugio i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. La soluzione è quella di provvedere ad operare degli accantonamenti a fondo rischi, con la finalità di tutelare gli equilibri di bilancio e di portare l'importo del risultato di amministrazione come se il maggiore residuo passivo o minore residuo attivo fosse stato correttamente contabilizzato. Per la stessa ragione, anche l'organismo partecipato deve provvedere ad operare degli accantonamenti a fondo svalutazione crediti nel caso in cui avesse registrato crediti maggiori rispetto ai residui passivi risultanti dalle scritture contabili dell'ente locale o a fondo rischi nel caso in cui avesse registrato debiti inferiori rispetto ai residui attivi risultanti dalle scritture contabili dell'ente locale. In ogni caso, gli accantonamenti effettuati a tutela degli equilibri di bilancio in osservanza ai principi contabili della prudenza e al principio di veridicità, non vanno ad eliminare le cause delle discordanze. A tal fine risulta necessario effettuare un costante monitoraggio dei rapporti finanziari con tutti gli organismi partecipati, non solo in sede di approvazione del rendiconto, ma più volte nel corso dell'esercizio, per individuare con immediatezza eventuali discordanze contabili, prevenire perdite di esercizio, debiti fuori bilancio e altre patologie in grado di incidere sugli equilibri. La verifica della conciliazione delle posizioni debitorie e creditorie costituisce uno degli elementi alla base dell'attività di controllo sugli organismi partecipati. La corretta rilevazione delle reciproche poste creditorie e debitorie risulta funzionale a salvaguardare gli equilibri di bilancio e a prevenire stati di crisi finanziarie.
l'incertezza dei rapporti debitori e creditori tra ente e di suoi organismi partecipati è in contrasto con i principi di sana gestione finanziaria. Per questa ragione, l'obbligo di riconciliazione delle rispettive posizioni debitorie e creditorie va fatta anche nei confronti delle partecipazioni indirette delle società quotate sui mercati finanziari e anche se non espressamente previsto dalla norma, secondo le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, è ritenuto opportuna, come strumento di verifica degli equilibri di bilancio, la riconciliazione delle poste di entrata e uscita tra il Comune e l'Unione, ad esempio dei servizi gestiti in convenzione o in forma associata. Non sono rari i conflitti tra l'Unione e il Comune in merito agli importi da pagare o incassare per l'erogazione di un servizio. La difficoltà nell'effettuare correttamente l'asseverazione delle rispettive contabilità sono segnali di possibili patologie. L'ente è al limite del dissesto, la società è a rischio di insolvenza e nella pratica professionale sono un segnale di preoccupazione. E chi deve preoccuparsi e porre la massima attenzione, oltre al responsabile del servizio finanziario, è l'organo di revisione. La redazione di una nota informativa asseverata, incompleta o non allegata al rendiconto per assenza di dati non è una valida ragione per giustificare l'inadempienza e purtroppo rappresenta una grave irregolarità contabile, rilevabile in sede di controllo dalla sezione regionale della Corte dei Conti. E l'accertamento di tale irregolarità, ai sensi dell'articolo 148 bis del TUEL, può dare luogo ad una pronuncia che impone all'ente l'obbligo di adottare entro 60 giorni i conseguenti provvedimenti correttivi. Grazie per l'attenzione e buon lavoro.